Il mio nome è Epeios, costruttore del cavallo di Troia. Circa 3000 anni fa giunsi nelle terre italiche degli Enotri, i quali mi accolsero in pace, fondando insieme a me la città di Lagaria, dove realizzai un tempio in onore della dea Atena, offrendo in dono gli strumenti usati per il cavallo. Qui insegnai agli italici l'arte della lavorazione del legno ed il culto degli dei, raccontando loro le vicende della guerra di Troia e del mio amico Ulisse. Così, quando giunse la fine dei miei giorni, essi mi considerarono un membro tutelare della loro comunità ed un eroe da imitare e ricordare per la sua devozione e fedeltà alla dea Atena. Nei secoli successivi gli Enotri crebbero in potenza e ricchezza, colonizzando l'intero territorio donatogli dal loro padre Italo, da cui il nome Italia dato a queste terre. In quel tempo diversi erano i villaggi che facevano parte della tribù italica degli Enotri. Essi sorgevano su alture poste a controllo dei corsi d'acqua che bagnavano la piana. Tra questi, il più importante era Torre del Mordillo, dove un insediamento fortificato controllava la via di transito verso la valle del Crati e la via interna verso il nord della penisola. Altri villaggi sorgevano allora nell'area di Cassano, Castrovillari, Amendolara, Trebisacce e da sud nel territorio di Corigliano, Rossano e Paludi. Gli Enotri, oltre che nella produzione di vino e olio, erano esperti nella lavorazione della ceramica sia di impasto che dipinta con decorazioni geometriche imitate da modelli greci. Gli artigiani producevano anche armi ed oggetti di ornamento in bronzo, mentre le donne tessevano vesti e teli di grande pregio. Intensi scambi commerciali avvenivano allora con mercanti fenici, corinzi e della opposta sponda adriatica, oltre che con i popoli italici della Lucania, della Campania e dell'Etruria. La fondazione di Sibaris rappresentò per gli italici la rottura dell'equilibrio del loro mondo culturale, proprio nel momento in cui essi si preparavano a diventare un popolo unito, forte e ben organizzato. Io sono Erodoto, storico greco, viaggiatore lungo le coste del Mediterraneo ed infine cittadino di Turi, costruita da Pericle sul luogo della potente Sibaris. La città achea fu fondata nel 720 a.C. da coloni guidati da Is di Elice. Essa divenne presto una delle città più ricche e potenti del Mediterraneo, grazie ai commerci e alla fertilità del suo territorio, su cui vivevano 4 popoli e 25 città. La sua floridezza diventò già nell'antichità un luogo comune, alimentato da leggende come i 3 raccolti di grano ogni anno e l'ampia produzione di olio e vino trasportati al porto su canali fluviali. Già alla fine del VII secolo a.C., i Sibariti controllavano i centri enotri di Pandosia e Temesa, la Lucania interna e la costa tirrenica da Laos a Pestum, dove costruirono delle subcolonie. Della Cora di Sibaris faceva parte allora Lagaria, dove un grande tempio sorgeva in onore della dea Atena e dove Cleombrotos offrì una statua con dedica in bronzo per la sua vittoria ad Olimpia. Empori commerciali, luoghi di culto, fattorie produttive e allevamenti di cavalli sorgevano allora nella piana di Sibari e lungo la costa, non lontano dai villaggi enotri che facevano parte dell'impero di Sibaris. Ma i Sibariti, governati da un tiranno di nome Telis, entrarono in contrasto politico ed economico con i Crotoniati, i quali, ispirati da Pitagora e dal celebre atleta Milone, nel 510 a.C. li sconfissero in un'epica battaglia sul fiume Traente, saccheggiando la città e deviando il corso del fiume Crati su di essa. Questa fu la fine della potente Sibaris. Né i Crotoniati permisero agli sconfitti di rifondare la città, per cui molti Sibariti andarono esuli in altre polis della Magna Grecia, tra cui Pestum. Nel 444 a.C. il territorio della Sibaritide poté riprendere vita con la fondazione della colonia di Turi, voluta da Atene e costruita da coloni provenienti da tutta la Grecia. Una nuova polis, cinta da mura e con grandi strade ortogonali ed edifici pubblici, fu costruita su progetto di Ippodamo di Mileto, che ne divise i quartieri in 10 tribù, secondo le rispettive zone d'origine dei coloni.
La città crebbe velocemente in ricchezza e bellezza, con templi ed edifici che ne adornavano le piazze. Essa però non raggiunse mai la floridezza e la potenza di Sibaris, a causa di aspre lotte di supremazia tra la Lega delle Città Achee ed i Siracusani, che accordatisi con i Lucani, li sconfissero più volte. Il IV secolo a.C. fu caratterizzato dall'affermarsi di un nuovo popolo di stirpe italica, i Bruzi, discendenti dei Lucani e degli Enotri, che diedero a questa regione il loro nome. Essi, divenuti esperti nelle armi grazie alle scorrerie compiute ai danni delle colonie greche, nel 356 a.C. si unirono in una confederazione di cui capitale fu eletta Consentia. Diverse furono in questo periodo le incursioni dei Bruzi verso Turi e le altre colonie della Lega Achea, i quali, dai loro centri fortificati come quello di Castiglione e di Paludi, minacciavano le colonie della costa. Essi erano posti in posizione strategica, con mura e torri che ne proteggevano i punti deboli da possibili attacchi, ed erano collegati tra loro con un sistema di segnalazione che permetteva di controllare l'intero territorio. Tra i villaggi Bruzi della Sibaritide è da ricordare anche Torre Mordillo, con la sua cinta fortificata e le torri di difesa a protezione dell'ingresso nord. Altri centri strategici erano nell'area del Pollino, della Valle del Crati, e lungo la costa ionica, nel territorio di Cariati, dove un principe Bruzio costruì la sua magnifica tomba a camera, corredata di corazza con elmo, cinturone ed altri beni che lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio. L'economia dei Bruzi era basata principalmente sull'agricoltura e su un'intensa attività allevatoriale, oltre che sulla raccolta del legname dai boschi della Sila, da cui si estraeva la Pix Bruzia, una pece di ottima qualità, famosa per la sua lucentezza e l'alto grado di resinosità. Riguardo la cultura artistica e l'artigianato, va considerato come i Bruzi risentano degli influssi provenienti dalle città greche, di cui imitano le produzioni. La ceramica è caratterizzata da tipi decorati a vernice nera, nei quali solo raramente è possibile scorgere elementi figurati. Numerose sono anche le statuette in argilla realizzate a matrice o stampo. Il bronzo ed il piombo erano largamente usati nella creazione di oggetti votivi e nella produzione di utensili e di armi. La situazione presente nel territorio della Sibaritide nel III secolo a.C. vede i Romani, vittoriosi su Pirro, insediarsi definitivamente nella regione. Concluso il conflitto, sia i Bretti, sia le polis magno-greche entrarono nella Federazione Romana, anche se con condizioni diverse. Dopo la Seconda Guerra Punica, i Bretti dovettero pagare le dure conseguenze per aver appoggiato Annibale. Tutti i centri fortificati italici posti sulle alture dominanti le vie di comunicazione vennero disattivati, mentre nuove colonie, tra cui Turi Copia, sorsero nel 194 a.C., a testimoniare la volontà di Roma di far tornare a crescere l'economia del territorio che divenne parte della terza Regio Lucania et Bruzii. La colonia di Copia mantenne la stessa organizzazione urbanistica ippodamea di Turi, con due grandi strade intorno a cui si disponevano i quartieri divisi da strade urbane più piccole. Le case si sviluppavano intorno ad un ampio cortile quadrangolare, da cui si accedeva ai vani che vi si affacciano. Alcuni di questi ambienti presentano ancora sulle pareti tracce di pittura e pavimenti a mosaico. Nella zona del centro della città romana è possibile riconoscere i resti delle terme, del teatro, del portico e di alcuni edifici e fontane, mentre un santuario dedicato alla divinità egizia di Iside e Serapide fu realizzato nel primo secolo d.C., nella zona est, insieme ad un portico e ad un edificio in opus reticulatum, con piscina e albergo per i pellegrini. I Romani realizzarono anche la costruzione della via Annia Popilia, che metteva in comunicazione Reggio con Capua, e quindi con Roma, la quale assunse un ruolo importante dal punto di vista commerciale per i prodotti del Bruzio. Nonostante la guerra sociale, quelle civili e le rivolte servili di Spartaco, il Bruzium sembra attraversare in età romana un momento di prosperità, con diverse ville fattorie che sorsero per sfruttare l'immensa distesa di ager publicus disponibile.
La produzione prevalente sembra essere stata quella agricola di cereali e legumi, mentre colture come quelle della vite e dell'olivo erano sicuramente molto diffuse, insieme all'allevamento, alla tessitura e ai laterizi. Nella tarda età romana, Turicopia vede notevolmente diminuire la sua densità abitativa, a favore delle campagne, dove vanno articolandosi complessi di ville con una vasta area a disposizione. L'economia in questa fase è quella tipica del latifondo e della selva, con allevamenti e colture che documentano una crisi sempre più diffusa. L'età dell'oro della Magna Grecia era ormai conclusa. Il mio nome è Nilo da Rossano, monaco calligrafo ed eremita. Io vi guiderò in un viaggio nell'alto medioevo tra il VI e l'XI secolo dell'era cristiana, in un momento buio segnato da pericoli per le popolazioni che abitavano la Calabria, ma anche dalla presenza di tante figure di uomini santi che diedero il loro esempio di bontà e di fede. Le genti di Calabria, dopo la guerra gotica, non abitarono più nelle città della costa, ma si spostarono verso l'interno, in zone di campagna o lungo le dorsali dei monti. Tra i pochi centri ancora frequentati nella piana del Crati c'erano allora Cosenza, Turi e Rossano. Anche se non mancano esempi di abitati più modesti, identificabili come vici, masse, casalia e fundi, cui è riferita gran parte degli insediamenti presenti nel territorio in questo periodo. Tra il VII e l'VIII secolo viene dato alla nostra regione il nome di Calabria, che prima indicava una parte della Puglia. Il territorio del Crati venne allora a trovarsi nel centro del limes politico-territoriale tra Longobardi a nord e Bizantini a sud, in base al quale furono creati diversi castra e fortezze su posizioni collinari, di cui controllavano i passi più importanti. Tra i centri più significativi troviamo Cosenza, Bisignano, Malvito, Nocara, Laino, Cassano e Rossano, cui si aggiungono i castra di Oriolo e Sassone di Morano, mentre Turi in questo periodo venne abbandonata a causa della malaria e dei pericoli di incursione. Con il sito della città antica man mano spogliato delle colonne e dei marmi superstiti che andarono ad adornare le chiese dei centri vicini. In questo periodo i popoli che abitano la regione vivono una vita modesta, priva degli agi goduti dai greci e dai romani, mentre si diffonde anche l'eremitaggio in grotte da parte di monaci che, come me, ricercano la pace e la contemplazione. I corredi delle tombe e i resti delle abitazioni di questo periodo testimoniano della frugalità e della semplicità dei costumi. Le tombe, secondo le indicazioni già di Papa Gregorio Magno, sono prive dei corredi delle età precedenti e solo un vaso e dei semplici ornamenti sono deposti nei sepolcri. Tuttavia, nei centri più grandi, così come presso le chiese e i santuari, l'arte pittorica e musiva e la scultura evidenziano lavori di grande qualità e maestria, che resero mirabili e ancor più sacri i luoghi di culto, mentre codici miniati latini e greci, tra cui l'Evangeliario, chiamato oggi Codex Rossanensis, ornarono le biblioteche dei monasteri e dei cenobi. In questo periodo, la politica dei bizantini nel territorio risente dei problemi legati alle prime invasioni arabe in Oriente, nonché dei rapporti non più ottimali con la Chiesa di Roma. Nell'885, con la riconquista bizantina del generale Niceforo Foca, si ha l'ampliamento di diversi insediamenti fortificati, cui segue la creazione di nuovi villaggi e l'istituzione di altre diocesi. Nel X secolo si ha un periodo di crisi, in cui la popolazione si rifugia nell'interno, dove costruisce o ristruttura diversi castra fortificati. Questi si pongono lontano dal mare o in zone tali da permettere l'organizzazione della resistenza o della fuga in caso di aggressione. Il sito sorge quasi sempre su un'altura difesa naturalmente o facilmente fortificabile. Nei castra
Le cinte racchiudono spesso uno spazio ampio all'interno del quale, nei momenti di pericolo, trovano rifugio gruppi di popolazione con tutti i loro averi ed il bestiame. L'età bizantina in Calabria era però alla fine. Un nuovo grande cambiamento si prospettava con l'arrivo di schiere di cavalieri normanni, desiderosi di terre e ricchezze, e con un nuovo ruolo della Chiesa di Roma anche nella Calabria bizantina. Il mio nome è Federico II, re di Emagna, Italia e Sicilia, sovrano del Regno di Gerusalemme, e vi guiderò in questo viaggio nella narrazione della storia medievale dei territori dello giustizierato di Val di Crati e terra giordana della Calabria Citra. Con la conquista normanna e la successiva Età Sveva, la Calabria entrò a far parte di uno Stato unitario, fondato sull'ordinamento feudale e sull'alleanza con la Chiesa di Roma. In questa fase, la regione visse anni di progresso, segnati da una ripresa agricola e costruttiva, da una nuova organizzazione amministrativa e sociale e dal consolidarsi dei nuclei abitati che assunsero le caratteristiche di civitates, con le strutture rappresentative del potere religioso e politico. La conquista della regione fu opera di Roberto il Guiscardo, che nel 1050 dal castello di Scribla, nella piana del Crati, mosse prima verso San Marco Argentano, in cui eresse il nuovo quartier generale, quindi lungo la catena tirrenica a Malvito e nell'area dell'Orso Marso, fino allo scontro di Cassano con l'esercito irregolare bizantino, che nel 1057 sancì la definitiva conquista di questa parte della regione. In seguito, Roberto e suo fratello Ruggero I conquistarono tutta la Calabria fino a Reggio e poi, tra il 1060 ed il 1091, portarono a compimento la conquista della Sicilia araba, di cui vennero riconosciuti feudatari dall'autorità del Papa, dando al territorio un periodo di pace e prosperità. L'attività costruttiva fu per lo più concentrata sulle strutture difensive e sulle nuove sedi del potere politico e religioso, quali castelli, residenze feudali, torri, cattedrali ed episcopi. I conquistatori normanni fecero progredire il monachesimo latino a discapito di quello italo-greco, realizzando un attento sistema di controllo del territorio. Di questa architettura sacra restano edifici di particolare valore stilistico come il santuario del Patirion di Rossano e quello di Sant'Adriano di San Demetrio Corone, oltre alle tante chiese ed episcopi attraverso i quali è possibile ricomporre la storia della cultura architettonica della Calabria normanna. La ripresa in senso latino ed occidentale si manifestò soprattutto con la nascita di insediamenti monastici di matrice benedettina, tra i quali nella valle del Crati, Santa Maria della Sambucina, presso Luzzi, e Santa Maria della Matina, presso San Marco Argentano. Tra i luoghi della Calabria Citra, in cui rimangono più testimonianze della storia di questo periodo, sono il borgo di Oriolo, con il suo castello a controllo della via interna, Amendolara ed il Castrum Roseti, lungo la costa, con il palazzium da me poi ampliato e abbellito con pitture e arredi. Inoltre, gli insediamenti fortificati di Nocara e Sant'Anania, verso nord, mentre nella valle del Crati e lungo la via costiera ionica e tirrenica sorsero villaggi e fortezze. Nel 1194 mio padre, Enrico VI, imperatore del Sacro Romano Impero, avendo sposato Costanza di Altavilla e sconfitto il re Tancredi, reclamò a sé la corona del regno normanno. La sua morte, però, avvenuta nel 1197, generò un periodo di stasi da cui, essendo io ancora infante, riuscii ad affermarmi solo alcuni anni dopo, riappropriandomi dei miei possedimenti imperiali e di quelli del Regno di Sicilia.
con l'autorità che mi promanava da Dio, organizzai una efficiente giustizia e burocrazia fatta di funzionari ben preparati ed in cui vigeva un sistema fiscale centralizzato, al quale tutti dovevano il loro contributo. A ciò si aggiunse un esercito professionale ben addestrato, un mondo ecclesiastico fedele prima al re che al papa, il monopolio delle attività economiche fondamentali di ferro, rame, sale e seta, ed infine una notevole crescita anche sul piano culturale ed artistico, di cui io stesso fui uno dei maggiori rappresentanti nella scuola siciliana. Sotto il mio impero, la Calabria fu una delle 5 regioni in cui venne diviso il regno, godendo di un periodo di notevole prosperità, tanto che in seguito essa appoggerà sia Manfredi sia i siciliani nella guerra del Vespro, combattuta contro Carlo I d'Angiò. Il territorio della Calabria Citra, durante il mio regno, fu interessato dalla costruzione dei castelli di Cosenza e Rocca Imperiale, oltre che del restauro di quelli di Roseto, Amendolara, Oriolo e Rossano, mentre nuove chiese e conventi furono realizzati nella regione, tra cui nel 1222 la ricostruzione del Duomo di Cosenza, crollato a seguito del terremoto del 1184. Le produzioni ceramiche di questo periodo testimoniano di contatti con l'area di Brindisi, ma anche di una buona qualità della ceramica locale e di un fiorente artigianato del legno, del ferro e degli argenti basato sulle risorse dell'area silana. La mia morte prematura, avvenuta nel 1250 a Castel Fiorentino, interruppe il mio sogno di unificare l'Italia in un unico stato. I miei figli, tra cui Manfredi, assunto a tutore dell'erede Corrado, non seppero resistere all'impeto della coalizione guelfa che nel 1266 a Benevento, al comando di Carlo I d'Angiò, ebbe ragione delle sfiduciate forze sveve. Con la fine dell'impero svevo si chiude anche per la Calabria Citra un periodo di pace e prosperità economica. In seguito, le devastazioni delle guerre di potere e le imposte onerose di aragonesi e spagnoli fiaccarono del tutto la sua debole economia, che da questo momento in poi si avviò verso una decadenza dalla quale non si è ancora risollevata. Ed or, signori, finito il nostro narrare, ma se il racconto non va molto rallegrato, chiediamo beni al vostro cuore per il tedio arrecato. E se invece per caso strano vi ha forse interessato e il cuore di curiosità gravido anche solo un po' alleggerito, salutate la nostra storia con il battere delle mani e alla vostra cortesia penseremo in tempi assai lontani. Vogliate ancor gradir la nostra compagnia nel visitare i luoghi e i personaggi in altri siti e castelli delle terre di Calabria, così che il tempo e la memoria possano dar luce alla nostra storia? Ma ora vi salutiamo fino al prossimo viaggio. Vi aspettano miti, eroi, re, dame e cavalieri, ma anche giochi, duelli, gioia e gentil banchetti, che noi speriamo vi daranno diletto e manco nulla.